quello che è, signori, bentornati sul canale. Probabilmente sarà sera in quanto voglio riprendere a pubblicare la carriera come facevamo l'anno scorso la sera, quando avete smaltito tutti i video dei bimbi minchia del pomeriggio. Riprendiamo quindi la nostra carriera, ragazzi. Ho già detto nel pack opening che è uscito dove ho trovato l'oro di Napoli, che sto sistemando. In settimana avremo un audio migliore, devo rimettere i pannelli fono assorbenti. Oggi abbiamo delle partite interessanti in nazionale, quindi devo rimettermi subito la maglia dell'Islanda contro l'Irlanda, quindi una partita di cuore per me. Poi avremo Bundesliga con Borussia Dortmund e poi Champions League con Beşiktaş. Pesante, iniziamo la settimana pesante. Andiamo a vedere in ufficio cosa ci è arrivato. Ok, il resoconto finale su Lautaro Martinez. Ha un bel 85 di forza, non è velocissimo, però potrebbe essere un giocatore interessante per noi. Qualcuno di voi mi ha detto: prendi dei giocatori islandesi, falli crescere, così poi ce li hai in nazionale. Potrebbe essere anche un'idea, ragazzi. Ma ora è il momento di approprinquarsi a questa partita con la nazionale. Chi è che si è infortunato? Uno dei nostri, cavoli. Problemi per Tierney della squadra Scozia. Ma va. Distorsione 7 giorni. Vabbè, dai, 7 giorni, Tierney, ok. Offerta per il trasferimento di Bernardo. Il Werder Bremen ci offre 5 milioni e mezzo. Andiamo dopo. Adesso andiamo a vederci la partita con la nazionale. E poi andiamo a vedere. Dunque, signori, ho fatto solo un piccolo cambio. Ho messo Traustason, che sarebbe un esterno sinistro, come terzino sinistro, perché Magnusson sarebbe un difensore centrale. Riprovo di nuovo il 4-4-1-1 e speriamo di fare bene come hanno fatto in realtà contro la Turchia. Vamos! Perfetto, siamo pronti, facciamo un bel sorsone. Fra l'altro la lattina ha anche gli stessi colori della nazionale islandese, quindi top. Sorsone e via! Ecco, casomai ditemi se per le partite con l'Islanda volete la telecronaca in inglese, perché in islandese non c'è, tanto per cambiare. Ocho, vamos! Sigurdsson, la palla a Finnbogason Gason, che prova a tagliare dall'altra parte. Arriva Bjarna, eccolo qua, Traustason. Attenzione, Traustason entra in area, prova il cross morbido. Arriva Finnbogason Gason, la traversa! Maledizione dopo la deviazione, subito adesso col calcio d'angolo. Vediamo di schiacciarla dentro, Bjarna, eccolo! Mamma mia cosa hanno salvato di nuovo. Alfredson, la palla per il nostro super mega Finnbogason Gason. Ancora Finnbogason Gason, mamma mia, ne fa fuori due. Poi va il tiro, Finnbogason Gason! La palla che arriva, attenzione Sigurdsson. Sigurdsson in sinistro a giro, fuori! Ma non ci voglio, ma come mai, ragazzi, siamo così imprecisi oggi, dai. Finnbogason Gason, Gunnarsson, ancora dentro per Finnbogason Gason, c'è il fallo, dice l'arbitro, va, fatti i cazzi tuoi. Finisce il primo tempo, ragazzi, 0-0, però abbiamo stradominato. Riprendiamo e cerchiamo di metterla dentro, ragazzi, dai. Attenzione adesso, attenzione a Walters, entra in area, Walters va al tiro fuori. Ancora, Finnbogason, la palla che arriva da Alfredson. Attenzione Alfredson, il tiro, deviazione, fuori. Lo scambio fra Finnbogason Gason e Sigurdsson. Attenzione, Sigurdsson entra in area. C'è l'uomo qua. C'è l'uomo Finnbogason Gason. Finnbogason Gason, mamma mia. Era dentro, dai, cazzo. Quella doveva andare dentro. Ocho adesso. Ocho che ci fanno gol. Grande Ingason a proteggere. Bella così di nuovo su Alfredson. E adesso Sigurdsson. E adesso per Finnbogason Gason, che è solo davanti alla porta. Finnbogason Gason. Randolph. Ma che tiraccio. E finisce qua 0-0, peccato per la nostra Islanda. L'importante è non perdere comunque. Dunque, hanno stoppato le trattative per Fabio Coltorti, quindi il portiere c'è rimasto. Vediamo sta roba per Bernardo, perché qualcuno di voi mi ha detto tienilo Bernardo, però io, ragazzi, lo lascerei anche andare, sapete. Mi hanno offerto 5 milioni e mezzo, lui vale 5 milioni. Tanti mi hanno detto che cresce, però cosa sto facendo? Il problema è che non è velocissimo, ragazzi. Quindi io Bernardo quasi lo lasciamo andare, signori. E vediamo poi cosa ci risponderanno. Avanziamo invece noi. No, fermo che devo fare gli allenamenti. Vediamo se il nostro Ase fa un bel allenamento oggi. Bravo, B. Begli allenamenti oggi, signori. Kaiser non siamo riusciti a mandarlo allo Stoccarda. E vabbè, ce lo terremo. E ragazzi, andiamo a giocarci questa partita contro il Borussia Dortmund, in cui Pulisic ritorna da avversario.
Eccoci qua signori, fra l'altro hanno aggiunto anche le grafiche della Bundes con la patch di FIFA, quindi tanta roba finalmente, abbiamo anche le grafiche ufficiali della Bundes, signori, eccoci qua, Dortmund, Sorsone e via. Siamo primi 18 punti, il Borussia è sesto, è bello indietro, eh. Hanno preso Danny Rose come terzino sinistro, che spettacolo. Occhio qua, Aubameyang subito. Timo Werner dietro, Pulisic, apre largo, Diego Nedemme, arriva Klostermann, prova a fare un cross un po' malaccio, mette giù Emilio, si gira molto bene Emilio, tiro da fermo, niente, Burki, tiraccio. Siamo appena finito le squad battle a livello estremo ragazzi, quindi sono veramente incattivito, attenzione Werner, Pulisic, eccolo qua, la palla dentro comunque per Emilio che va al tiro e Burki deve mandarla in calcio d'angolo, dalla bandierina. Vediamo se Poulsen colpisce di testa, arriva Pulisic per il gol dell'ex. Per il gol dell'ex, signori, 1-0 al decimo minuto. Buona così. Rivediamolo, l'incornata incredibile con anche una piccola deviazione, la palla che va in rete come una saetta. Infatti ha dato autogol a Tolian, ragazzi. Apre tutto per Timone, che ancora apre di nuovo lo scambio fra i due. Poulsen, Yusuf va al tiro, uomini davanti a lui. Rode, Weigl, ancora ragazzi. Borussia Dortmund che sta fuori dall'area nostra. Palla larga su Tolian, la palla dentro per Aubameyang. Buono Orban di testa, poi Diego Nedem, vediamo se ci arriva. È fallo cazzo arbitro. Minchia, gli ha fatto un blocco assurdo. Palla che va da una parte, il giocatore dall'altra. Vogò mette giù, rischia così coi piedi, ma noi abbiamo la qualità. E usciamo ragazzi, e usciamo così, Klostermann, va con il cross, madonna santissima, l'han salvata. Dietro ancora per il nostro Emilione Udini, finisce qua il primo tempo, 1-0, abbiamo giocato abbastanza bene ragazzi. Poi qua non ce la facciamo, ancora loro, ancora il Borussia Dortmund che ha un gran fraseggio, attenzione la palla dentro da Aubameyang che si gira, va al tiro, deviazione di Tierney probabilmente, che ci ha salvato il culo. Non siamo più riusciti a tirare nel secondo tempo ragazzi, eh. Aubame, c'è Upamecano, l'Ulcamecano e c'è il pareggio del Borussia che ci sta tutto. Guarda io come sono andato a uscire col difensore centrale che poi, e quell'altro ovviamente gli è spuntato da dietro, Yarmolenko 1-1. Cerchiamo ragazzi di giocare perché non stiamo giocando. Aubameyang, c'è Upamecano su di lui, la palla ancora dentro di nuovo, incredibile, non ci credo. 2-1 così, ed è proprio dal nulla Schürrle e siamo sotto ragazzi, mamma mia che partitaccia che sto giocando. Daoud, ancora la palla che arriva lo stesso, ancora Daoud il tiro. Dai, mamma mia, tutte loro sono ste palle. Occhio Castro! Roba che va a fare il 3-1 e adesso escono Forsberg per Bruma e facciamo uscire Demme per Alegna. Ragazzi, abbiamo un quarto d'ora, sì, un po', 20 minuti più o meno per andare a prenderci almeno il pareggio, signori, eh. Dai, ragazzi, saliamo, Keita. Eccolo qua, Alegna, dai Alegna dentro per Timone Werner. Subito Timo Werner per il 2-2. Vai così Timone, buona. Alegna ne è entrato subito a mettergli un pallone delizioso. Rivediamo, Timo Werner non sbaglia col sinistro, non sbaglia, 2-2. E adesso ragazzi al 74esimo abbiamo un quarto d'ora più recupero, dobbiamo andare in vantaggio. Grande Poulsen a rubare sto pallone, poi anche a tenerla, la palla che arriva a Pulisic. Servito adesso Alegna ancora, ci sarebbe il fallo, l'arbitro ci dà il vantaggio. Upamecano a non sbagliare, ancora Alegna. Bella così, Keita, Poulsen, ancora Timo Werner, la palla che arriva a Bruma entra in area, Murato. Yarmolenko, se ne va Yarmolenko, c'è Tierney su di lui, scivolata, il folletto anche se questo è irlandese, va bene lo stesso, in scivolata. E adesso si giocherà tutto sulle forze fisiche restanti dei giocatori ragazzi. 86esimo, Daoud, c'è Keita, va a rubare un pallone, no è Bruma questo, grandissimo Bruma. Parti Poulsen invece di star fermo, no, Poulsen vuole star fermo, Bruma se ne va, Bruma rientra, la palla per Timone Werner e Timone Werner la mette, Timone Werner per il 3-2, incredibile, vamos così signori.
Vamos! Mi saranno esplose le orecchie, non mi interessa, bruma! Mamma mia, il tocco per timone di sinistro! Così, a spiazzare, Burki, vamos, tre, e adesso difendiamo, signori. Mamma mia che partita, ragazzi, mamma mia che partita, 1-0, 1-1, 2-1 per il Borussia e poi noi, 2-2, attenzione che non è finita. Non è finita, Legna mette fuori, Keita, la palla ancora lì, Klostermann. Ancora il Borussia Dortmund, Weigl prova a scodellare dentro, c'è Orban, Pulisic, Alegna, ancora per Bruma adesso, dilaghiamo ragazzi, Timo Werner. All'indietro di nuovo su Bruma, finisce la partita e andiamo ad espugnare Dortmund con un risultato bello pesante, 3-2 signori, emozionante sta partita. Ragazzi, giù coi like adesso, dai, arriviamo a 2500 like, mi raccomando, andiamo adesso a vederci la partita col Beşiktaş. Signori, vado a spendere 3.250.000, che sono tanti, però voglio spenderli per questo osservatore che ha 4 stelle d'esperienza, 5 stelle di giudizio, e mandiamo lui e anche l'altro a cercare nuove promesse. Vai che i giovani sono sempre importanti. Intanto il mio overall è 85 e sono ben contento. Andiamo a fare di nuovo gli allenamenti, simuliamo e vediamo cosa succede. Potremmo dare fra poco una possibilità a Christoph Ase per vedere com'è. Senti, rotanga la trattativa per Bernardo, praticamente se deleghi non ne va mai buona una. Ragazzi, andiamo a vederci la partita di Champions. Siamo primi nel girone, il Beşiktaş è indietro perché è stra ultimo. Mettiamo la terza maglia, formazione resta questa, vamos. Bene ragazzi, siamo pronti per la Champions, terza partita del girone, siamo in testa da soli a 6 punti. Con questa praticamente, non dico che siamo quasi qualificati, ma mettiamo un bel piede alla fase eliminazione diretta, sorsone e via. Eccolo qua il nostro girone, Lipsia 6, Tottenham 3, Benfica 1, Beşiktaş 1. Iniziamo subito. Poulsen, vedi di darti una svegliata, perché sennò a gennaio ti metto veramente sulla lista dei partenti. Talisca, occhio la difesa ragazzi, occhio la difesa. Talisca va al tiro, un vogo. Ma come l'abbiamo lasciato, un'autostrada in mezzo. Vai, vai Timone, eccolo qua Timone, allarga tutto dall'altra parte, forze speciali, forze speciali, forze speciali, rientra, l'arca troia, Tosic gliela ruba. Forsberg, ancora, Timo Werner, ancora dietro, rimorchio, c'è Keita, si gira, Keita, prova il tiro, Keita, Fabrizio vola. Pulisic, eccolo qua, Poulsen, riesce a fare una finta, Poulsen, bravo, dai, Poulsen col tiro deviato in calcio d'angolo. Finisce il primo tempo 0-0. Facciamo uscire Pulisic che ha preso il giallo, mettiamo dentro Bruma, però aspettiamo per fare altri cambi ragazzi. Pulisic è anche un po' stanchino, quindi ci sta. Erkin va lui ancora di nuovo a tirare fuori a caso così. Faccio gli ultimi due cambi ragazzi, faccio entrare Campbell al posto di Keita perché è un po' stanco anche lui, e metto dentro Kun al posto di Poulsen perché non voglio veramente vederlo. Grandissimo Willy Orban intanto. Diego Demme, Bruma, Bruma, eccolo qua Kun, apre dall'altra parte per Emilione Forsberg, il sinistro di Udini, signori, il sinistro di Udini, che mescola la magia così, le pozioni magiche di Udini ragazzi, mamma mia che forte. Grandissimo Kun, entra, tocca un pallone e fa meglio di tutto quello che ha fatto il nostro caro Poulsen nel resto della partita. Poi arriva questo giocatore qua, premio del mese in Bundesliga appena qua su FIFA, ma in verità e nella realtà è ancora meglio. Faccio qua con Ull in fascia, ulla, numeraccio su Diego Nedem che si è arrabbiatissimo per questa cosa e gli sta dietro come un cagnaccio. Talisca, che rischio. Upamecano, grande Hulk. Kun, ehi, questo è fallo, arbitro, bravo Kun a prendersi il fallo. E poi subito per Timo Werner, ancora per Kun di nuovo. Dietro ancora Timo Werner, Timo Werner non riesce a passare in mezzo a due. Ma c'è ancora Kun, oh, transagonistica per il giovane qua, gasatissimo, Forsberg. Attenzione Forsberg, si gira Forsberg, dai e cazzo, battelo. Mamma mia Bruma, va a rubare un gran pallone, Diego Nedemme. Per il nostro Kun, eccolo qua, servito Emilio Forsberg, la finta di Forsberg, si gira ancora, Hutchinson, poi vuol far tutto da solo, vabbè che sei il più forte del mondo però. Occhio signori che adesso questi fraccano, perché vorranno sicuramente pareggiare,
Ne credo, ancora la palla Lens, c'è il cross, il colpo di testa di Quaresma, palla alta. Attenzione ancora, Timo Werner, bello lo scambio tra lui e Forsberg, ancora Timone rientra, se la porta, la mette per Forsberg, attenzione Forsberg, il tiro a giro deviato, Bruma non ci arriva per metterla dentro, calcio d'angolo al 90esimo più 2, signori, vediamo la battuta, esce Fabrizio, arbitro fischia, finisce la partita, 1-0, siamo primi da soli nel girone, 9 punti, il Tottenham ha vinto contro il Benfica, quindi il Tottenham ha 6 punti, il Benfica resta 1, il Besiktas resta 1 e noi siamo a 9. La squadra Lipsia mette in mostra Bruma, è una bestia, e mette in mostra Tierney, il folletto, signori. E vabbè, non c'ho i soldi per andare a fare l'offerta perché ho speso i 3 milioni per l'osservatore, quindi aspettiamo poi per andare sull'attaccante. Ragazzi, come sempre vi ricordo di intanto imbestialire di mi piace questo video, seguirmi su tutti i social, Instagram, Twitter, eccetera. In descrizione trovate anche i link ai canali dei Brainless. Noi ci vediamo al prossimo episodio della carriera, come sempre, con tanta qualità. Ciao belli. Spooky, scary,